35 opere di varia ispirazione, dall'astratto al figurativo, tanti i temi toccati, dall'immigrazione al confronto tra città e periferie, dalla storia del paese a quella personale. Edoardo Pennato espone così per la prima volta le sue tele a Castiglion Fiorentino, alla Pinacoteca a Sant'Angelo al Cassero, nel cuore della cittadina. Ho cercato di coniugare l'attività di saltimbanco, musicista, pazzaglione, con quella di sociologo, urbanista, architetto e soprattutto interessato a quelli che sono i problemi del sud, perché sono un uomo del sud e quindi istintivamente sono portato a difendere il sud, ma per difendere il sud dell'Italia, dell'Europa e del pianeta bisogna partire da un'analisi oggettiva, spietatamente oggettiva, pragmatica della situazione, senza essere complici dei condizionamenti dei luoghi comuni e soprattutto della lotta spietata ancora in atto, soprattutto adesso, tra le fazioni politiche che si contendono il potere. Un'esposizione a due passi dalla torre dello stesso Cassero, sotto la quale un anno fa si tenne il concerto dal quale scoccò la scintilla tra il cantatore e Castiglion Fiorentino, musica in onore di Chiara Meoni, concerto che sarà vissato il 26 ottobre in un'esibizione al Teatro Spina. Faccio fatica proprio a definire, a trovare un aggettivo per descrivere un uomo che ha rappresentato la musica italiana non so quanti anni, ma che con tutte le sue capacità, risorse, la sua cultura, è davvero un uomo da scoprire, uno dei personaggi che io ho avuto modo di frequentare che veramente non mi ha finito mai di stupire.